Kiss me please. Non è una richiesta, ma un vero e proprio obbligo, lo dice la segnaletica. Così, da qualche giorno, chiunque arrivi in cima allo skywalk di Sasso di Castalda o sulla terrazza che si affaccia sulle due strade ferrate, potrà scattarsi una foto con la propria metà e portarsi a casa una cartolina unica del paesino lucano che ha fatto dei sentieri, dei paesaggi e del suo ponte alla luna uno straordinario attrattore ormai da diversi anni. Le segnaletiche dell'amore, da Anacapri a Trentinara, da Torre dell'Orso a Sirmione passando per Mattinata, arrivano così anche in Basilicata, una trovata per incentivare la promozione turistica dei luoghi anche attraverso i social network, consentendo a chiunque porti con sé un cellulare di fermare il tempo in un'istantanea e portarle in giro per il mondo con gli hashtag Love Sasso di Castalda, Un bacio a Sasso di Castalda, Il borgo alla luna, Il ponte alla luna. In questo percorso alla scoperta dei luoghi romantici e dei cartelli blu obbligatori ci ha accompagnato Mariangela Laurino, assessore al turismo e alla cultura del comune di Sasso di Castalda. Questa amministrazione ha voluto puntare su questo modello di turismo e di segnaletica proprio per arrivare di più alle nuove generazioni, che sono quelle che si spera accoglierà questa comunità e che alla fine attraverso un semplice smartphone immortaleranno le bellezze di questo posto attraverso il bacio romantico che fanno tutti ormai. Abbiamo deciso di metterla qui su questo belvedere e sull'arrivo del ponte alla luna, così da immortalare due scenari molto 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 particolari e caratteristici che regaleranno emozioni sotto tutti i punti di vista. Quindi alla fine del ponte speriamo di vedere tante foto con il bacio romantico dopo aver fatto il ponte alla luna.